canzone, per parlare di canzone. Siamo donne, oltre le gambe c'è di più, e concludo con la mia massima. Siamo in un convegno tra femministe. Paolo, gli piace la barzelletta? A me mi piace, Paolo, gli altri. Siamo in un convegno tra femministe, si alza la direttrice e dice: donne, amiche e colleghe, è ora di dire basta a questi uomini che per mille anni ci hanno umiliato affibbiando a noi donne compiti indegni, basta. Da oggi, tornando a casa, dite ai vostri compagni, ai vostri mariti: da oggi sarai tu a pulire per casa, sarai tu che andrai a fare la spesa e sarai tu che andrai a prendere i bambini quando escono dalla scuola. Bene, forza donne, ci vediamo fra un mese e mi direte com'è andata. Dopo un mese si ritrovano in questa sala, si alza la direttrice: donne, vediamo com'è andato questo compito che un mese circa fa vi ho consegnato. Signora giù in fondo, lei, nome e cognome, ci dica com'è andata. Tipica donna milanese. Buongiorno a tutti, mi chiamo Teresa e vengo da Milano. Niente, sono tornata a casa e godo a mio marito, vai testina. Da oggi si cambia aria, da oggi sarai tu a pulire per casa, sarai tu che andrai a fare la spesa e sarai tu che andrai a prendere i bambini quando vengono fuori dalla scuola. Voi ragazze, primo giorno non ho visto niente, ma il secondo giorno aveva fatto tutto quello che gli avevo ordinato di fare, te capi? Brava, brava! Signora, anche lei, stessa procedura, nome e cognome, ci dica com'è andata. Tipica donna romana. Buongiorno a tutti, mi chiamo Teresa e vengo da Roma. Pure io sono tornata a casa e gli ho detto a mio marito: amoro, perché a Roma pure se è biondo diventa moro. Da oggi si cambia aria, da oggi sarai tu a pulire per casa, sarai tu che andrai a fare la spesa e sarai tu che vai a piare i ragazzini quando sorteno da scuola. Sorteno, escono. Ah, oh, e il primo giorno non ho visto niente, il secondo giorno niente di niente, il terzo giorno niente di che niente. E il quarto giorno però stava col grembiulino a pulire per casa, dice: amore, sono le 4, vado a piare i pupi, ciao, brava. E adesso, signora, anche lei, stessa procedura, nome e cognome, ci dica com'è andata. Donna tipicamente siciliana. Buongiorno a tutti quanti, mi chiamo Rosalia e vengo da Palermo. Tornando a casa, anche io ci disse a mio marito calogero: sono stufa, sono stanca, da oggi sarai tu a pulire per casa, sarai tu che andrai a fare la spesa e sarai tu che vai a piedi piccirid quando ne esce un'ora a scuola. Maggio, il primo giorno non vede niente, il secondo giorno mago niente vede, il terzo giorno niente, niente vede, il quarto giorno no, niente vede, solo il quinto giorno fortunatamente ricominciai a vedere qualcosa dall'occhio sinistro. Grazie.